Ieri sera ho parlato con il mio amico psicologo psicoterapeuta. Mi raccontava che negli ultimi anni ha avuto un aumento di clientela. Sembrerebbe però che 9 italiani su 10 che vanno dallo psicologo negano di andarci. Quasi quasi è venuta anche a me la voglia di andare dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, dallo strizzacervelli. Attenzione però, che psicologo e psicoterapeuta sono due specializzazioni diverse. Forse dovrei andare dall'analista perché ho iniziato a disegnare quei gessetti sull'asfalto, le piantine delle mie biciclettate. È una valida ragione. Potrei rispondere al mio ipotetico analista. Sì, analista, sono in ansia perché ho appena scoperto che David Bowie è stato trasformato in 4 busti di gelato da un gelataio italiano. Uno di questi si chiama Alien from Mars ed è a base di latte, pistacchi di bronte e semi di canapa. Analista, sono in ansia perché mio figlio ha appena detto che vuole iscriversi all'università su Harry Potter ed è un po' fuori mano. Queste lezioni sembrerebbe che vengono tenute in India da un certo professor Gua, e le lezioni tratteranno dell'attinenza tra letteratura, fantasy e legge. Analista, sono in ansia perché mio figlio preadolescente ha appena scoperto l'addio imminente alla serie dei Simpson dell'indiano Apu ed è entrato in crisi. La verità, analista, è che sono in ansia perché ho raggiunto i 40 anni e non so più definirmi. Sono ancora giovane, sono un uomo di mezza età o sono un semi anziano, una sorta di essere mitologico metà anziano e metà giovane? Sentiamo ora cosa ne pensano gli italiani dell'analista, che rapporto hanno e cosa raccontano. La bicicletta ci permette di fermare qualsiasi persona. Ok. Allora, adesso sto affrontando l'argomento dell'analista. Oh, cioè, madonna! Nel senso, lo strizza cervelli. Oh, ovviamente signor, le chiedo, lei conosce qualcuno che va dall'analista? Diciamo che lo conosco bene e c'è stato per parecchio tempo. Chi manderebbe lei dall'analista? Qualche suo collega o parente? Ah, io manderei il signor De Magistris. Io ho mandato me stessa. Ho mandato me stessa e manderei qualcuno, sì, assolutamente. È utile. La conosce qualcuno che vada allo strizza cervello? Yes! Chi è, senza fare nome, logicamente? Perché ci va? Una mia amica, ma perché è un attimino fuori di testa lei, punto, basta. Cioè, nel senso che è lei che si crea problemi, storie strane, una cosa e l'altra. Le piace fare così e va bene così. Chiedo, tu chi manderesti dallo strizza cervelli e dall'analista? Beh, probabilmente andrei io per, diciamo, per curiosità, perché è, come dire, è una figura che ispira curiosità, che e quindi andrei per capire anche se nella mia testa è tutto ok. Sì. Non sono andata dall'analista, però mi sono comprata un cane. E se io le offrissi un'ora di seduta con uno strizzacervelli? Ma volentieri. Lei ci andrebbe? Sì, volentieri, perché vorrei proprio capire che cosa succede. Diciamo che quindi fa le veci dell'analista il cane, riesce a fare. Riesce... Ah, ok. Quindi me lo consiglieresti anche a me, nel senso? A tutti. Okay. Poi ho studiato psicologia e quindi dicono che chi studia psicologia e poi esercita è perché deve ancora guarire, e chi ha studiato psicologia e non esercita è perché è guarito, e io non esercito, quindi forse sono guarita. 9 italiani su 10 che vanno dall'analista, sì. Però logicamente non lo raccontano in giro, non lo dicono in giro, no. Perché lo considerano ancora una cosa un po' particolare. Sì, un po', diciamo, non un tabù, ma quasi, quasi. Che in bocca la caramella. Non c'è problema, signora. Infatti c'è in bocca la caramella. Si capito lo stesso tutto. Tanto guardo io, ogni tanto guardo lì perché sì. Mi scappa l'inquadratura. Vabbè. Lei ci andrebbe?
Sì. Rapida, vuole che faccio, vuole altre rapida domande? Il dolore? Sì, no, l'argomento, facciamo così un'altra l'argomento? Volta. No, ho solo questo argomento adesso. Ah, io non ho fatto nulla di male, poi. Okay. Polizia e carabinieri qua in zona mi conoscono tutti. Ormai ho già dato tutti i miei dati. Ma tra poco, tra l'altro, anche per i cani apriranno andranno dall'analista. Ho sentito che ci sono degli ambulatori esatto, che trattano questo argomento. Quindi non so come fare. L'argomento che stai trattando è quello? Ci sono dall'analista. Ci sono già che stanno andando dall'analista. Sì, esatto, me l'hanno. Ci sono. Guarda tu, padroni. Guarda chi ce l'ha. Sì, insieme ai padroni. No, è vero. Ci sono i cani che portano i padroni. Esatto. Ah, ok, no, va bene, si inverte la cosa. Va bene, ciao a tutti. Grazie mille.